Buonasera, siamo con la maestra del coro di Samo, Anna Maria Pizzati. Buonasera a te. Ciao Giuseppe, ciao a tutti i nostri ascoltatori o coloro che si collegheranno al sito. A proposito del sito, sai che noi abbiamo moltissimi visitatori e abbiamo deciso di curare il coro, che è stato un po' tralasciato in questi Questo mi fa ultimi anni. piacere. Tu da quanto tempo è che sei nel coro di Samo? Nel coro sono parecchi anni, saranno comunque più di 20 anni. Che ci sono io dal 1984, giù di lì. Prima di questa data non c'era un precedente coro, però fatto da persone che ormai non hanno più continuato l'attività corale. Quando ho iniziato io, diciamo, a frequentare il coro, si è riformato nuovamente, abbiamo fondato questo nuovo coro, tra virgolette, con l'altra maestra Vittoria Zurzolo, e quindi è partita da quell'anno l'attività del coro, quindi sono 23 anni. Ma dimmi, com'è Da 2 anni nata? Le facciamo le nozze d'argento. festeggeremo allora. Festeggeremo le Volevo nozze d'argento. dirti, com'è nata questa tua passione per appunto il coro e comunque la chiesa? Questa mia passione per il coro, vabbè, dalla vicinanza con Vittorio sicuramente, da un forte amore per la musica, anche dalla mia continua frequentazione con gli ambienti della chiesa, che comunque andavo in chiesa e frequentavo regolarmente l'oratorio, il catechismo fin da piccola. E poi niente, il discorso del coro, la presenza del coro mi attraeva moltissimo. Quando poi questo coro, appunto, dicevo che era formato da persone che ora sono, diciamo, un poco più grandi di noi, si è sciolto perché alcuni si sono sposati, altri si sono trasferiti, ci dispiaceva vedere che la domenica non ci fosse un coro stabile che animasse le celebrazioni, si sentiva fortemente la mancanza dell'attività corale, musicale. E allora abbiamo Effettivamente. iniziato, contemporaneamente abbiamo iniziato sia ad andare a cantare a questo coro con Vittoria che suonava all'epoca, sia iniziare lo studio della musica, iniziato a fare lezioni di pianoforte e poi via via quelle di canto molto, molto dopo. Ma E l'attività del infatti. coro è continuata fino adesso, con me perlomeno. Le coriste alcune sono cambiate, si Sì. sono alternate chiaramente con gli anni, altre ci sono da quando c'ero io. Ma la solista adesso chi è? Soliste non ce ne Ah, ecco, sono. siete In tutti. questo momento, perché Quindi. siccome appunto attività di coro, con gli anni poi abbiamo un po' eliminato questo discorso dei solisti proprio per dare maggiore risalto al gruppo e non al solo. Ma avete partecipato a qualche concorso? Sì, abbiamo fatto diciamo che l'attività del coro è un'attività costante e perenne, con le prove che vengono fatte in media una volta a settimana, o comunque alcuni periodi sono più frequenti, altri periodi sono meno frequenti. Abbiamo fatto una quindicina di 15-16 raduni diocesani, abbiamo partecipato, mi pare, a uno o due raduni regionali, poi va bene, i concerti che regolarmente facciamo, quasi regolarmente almeno per Natale, altre volte abbiamo collaborato per la realizzazione di recite o attività teatrali, ma sempre in chiesa.